Ho fondato l'Indao nel 1989, cioè 33 anni fa. Quello che avevo in mente è presto detto. Volevo costruire una casa editrice che fosse un'isola di libertà. Libertà di pensare, di parlare, di scrivere, senza condizionamenti e andando controcorrente quando è necessario. E vi assicuro che lo è quasi sempre. Credo di aver raggiunto questo obiettivo. Nel nostro catalogo convivono idee molto diverse e autori che esprimono posizioni spesso lontane, talvolta opposte. Questo, del resto, è il nostro modo di essere militanti. Mentirei, però, se vi dicessi che questi anni di lavoro sono stati facili. In realtà non lo sono stati per nulla. Abbiamo dovuto faticare e lottare sempre e spesso aspramente. In questo 2022 dobbiamo però affrontare una nuova, inattesa e durissima sfida. I costi della carta sono alle stelle, quasi ogni settimana le tipografie aggiornano i propri listini, i costi dei trasporti e dell'energia crescono senza tregua e le disponibilità economiche dei lettori diminuiscono. Il prossimo anno, quindi, rischiamo di dover ridurre drasticamente la produzione, costringendo al silenzio tanti dei nostri autori, anche se mai come in questo momento sarebbe necessario ascoltare voci fuori dal coro. Per questo abbiamo deciso di avviare una campagna di crowdfunding. Con una piccola, anche minima, donazione, ciascuno di voi potrà fare la differenza, consentendo a molte voci libere di continuare a farsi sentire.